Almeno ci sono i tifosi del Nardò, 150 più o meno, che tengono il ritmo in una partita mononota dove a dominare la squadra pugliese. L'entusiasmo dei tifosi anzi è subito ripagato. Al quarto minuto De Luca tira lungo da centrocampo. Della Luna si lancia sulla palla lasciando la porta sguarnita. Corvino approfitta dell'ingenuità del portiere e segna. Dopo sei minuti il secondo gol. Rimessa laterale, Corvino tira diretto in porta. La palla è intercettata da Febraro che spiazza il portiere Potentino. I rossoblù sembrano incapaci di reagire nonostante l'impegno a segnare in memoria dell'ex presidente Sandrino Geraldi. Le motivazioni hanno fatto la differenza. Il Nardò lotta per la salvezza diretta. Il Potenza, matematicamente retrocessa, spera nel ripescaggio. Il secondo tempo però sembrano ritrovare la grinta. Riescono a rendersi pericolosi. Due azioni finiscono in rete ma sono fuori gioco. I potentini riescono ad inserirsi lungo le fasce con Cataruozzolo, ma è il Nardò a sigillare la partita con il terzo gol al 38esimo. Cross di Montenegro dalla destra, De Luca mette a segno. Facciamo degli errori proprio di ingenuità, insomma, se vediamo il primo gol, anche gli altri, cioè, sono inesperti. Mi auguro che questa sia un'esperienza soprattutto per la loro crescita, me lo auguro di vero cuore. È importante far gol subito perché queste partite sono facili alla fine, quando le hai vinte, ma prima non lo sono assolutamente, soprattutto finché non si riesce a far gol. Poi è diventato più facile, loro sono un po' calati mentalmente e per noi è stato più facile, però noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. E loro sono usciti a testa alta e faccio i complimenti.